cioè, da oggi è ufficiale la candidatura dell'assessore Rozza, quindi cosa succederà? Dovrà dimettersi a partire già dai prossimi giorni? Succederà che adesso il sul quando non lo so, perché bisogna vedere un attimo, però non è fondamentale per me. La cosa fondamentale è che rimetta le deleghe, adesso rivedremo quando, e poi a quel punto io deciderò se riassegnarle subito o se tenermele io, visto che poi la campagna elettorale è abbastanza breve. Non ho né un orientamento né non penso che sia giusta una cosa o l'altra, però stiamo parlando di un assessorato molto delicato e o ho la persona giusta oppure aspetto e me ne tengo io, poi ovviamente non a lungo. Anche dopo le elezioni, anche insomma potrebbe esserci dopo le elezioni anche, quindi possibile. Se ad oggi devo dire che non abbiamo una candidatura certa di sostituzione, onestamente, quindi esiste anche la possibilità che le tenga io. Nel senso, poi poter restituire alla stessa Rozza dopo il voto? Questo non lo so, però ripeto, in questo momento per me la cosa importante è ovviamente non lasciare l'assessorato scoperto. D'altro canto io l'ho detto fino dall'inizio, cioè chi si vuole candidare ha la mia benedizione e oltre alla mia benedizione il mio aiuto, senz'altro. Però è necessario che le deleghe vengano restituite, ma così è. Dobbiamo restituire il sindaco un rimpasto più ampio, cioè un assessore si candida, esce dalla giunta, ci potrebbero essere... Ma io vorrei evitare perché alla fine io sono contento di questa squadra, per cui francamente vorrei evitare, non ne sento il bisogno, alla fine non sono passati neanche... 2 anni, alla fine rischia di diventare un giochino divertente in cui uno sposta un po' di caselle, ma non sono più per la continuità che per il cambiamento quando non è assolutamente necessario. Guccioni e Noia sono ancora, nessuno dei due è un nome definitivo per... No, nessuno è un nome definitivo, ripeto, ci voglio assolutamente pensare.